Oggi presento un libro sulla regina Elisabetta, pochi giorni, direi, poche settimane dal suo 90° compleanno, un personaggio che ha attraversato 2 secoli, insomma, un passaggio incredibile. Come potrebbe definirlo in una parola, in un aggettivo? In una parola è quella del titolo, intramontabile, no? Non casualmente ho intitolato questo libro Intramontabile Elisabetta. Gli inglesi direbbero timeless, perché appunto una persona, una donna che sembra sfidare il tempo con grande successo, a tal punto che non siamo sicuri che il figlio riuscirà mai a prendere il suo posto. È quello che penso, che questo pensiero ogni tanto debba disturbare forse il povero Carlo, anche se invece ama molto la madre e le è molto legato. È un personaggio certamente eccezionale dei nostri giorni, dei nostri tempi, insomma tutti noi, la maggior parte di noi è nato quando Elisabetta era già al suo posto e quando lei aveva già incontrato, visto, sentito gran parte delle persone che hanno contato nella storia del pianeta negli ultimi 65 anni, quindi una quantità di esperienza, di conoscenza, di presenza sulla scena del mondo che è assolutamente unica, eccezionale, che si accompagna a una sovrana che possiede in grandissima quantità una merce quasi totalmente scomparsa dal mondo di oggi, che è il senso del dovere. Lei rimane al suo posto e si rifiuta di abdicare, non perché sia attaccata alla poltrona come un qualsiasi deputato di un regime democratico, ma perché ritiene che stare al suo posto sia la sua missione quasi religiosa, perché non dimentica mai di essere diventata regina in seguito a una regolare unzione religiosa nella cerimonia nella abbazia di Westminster. Dunque intramontabile, e io penso che il giorno che dovesse tramontare non dispiacerà soltanto all'80% dei suoi sudditi, ma ho l'impressione anche all'80% dei viventi sulla terra.